Qual è la cosa più pericolosa che puoi fare quando ti affidi a un'agenzia web, una web agency, per seguire la tua comunicazione online? Ciao, sono Umberto Masiello, il modellista dei sarti del web, e oggi giro un'altra puntata della mia rubrica Quello che le web agency non dicono. Sigla. Continuo a non avere la sigla. Andiamo avanti. Quotidianamente con la mia squadra, con i sarti del web, con il laboratorio dei sarti del web, ci troviamo a dover combattere come fossimo in guerra contro le enormi cazzate che dicono la stragrande maggioranza delle agenzie web in Italia a quelli che sono i loro clienti, e che poi spesso vengono da noi delusi di quello che hanno ricevuto, dei risultati, di quello che hanno applicato. E vengono da noi, ci contattano e dicono: ho già fatto le campagne sui social, non hanno funzionato. Ho già fatto il sito, non ha funzionato. C'è chi dice: ha fatto le campagne Google e non ha funzionato. Chi ha fatto le sponsorizzate su YouTube e non ha funzionato. E oggi voglio svelarti il motivo per cui nella maggior parte dei casi queste strategie non funzionano. Attenzione, faccio un disclaimer: ci sono buone agenzie in Italia, purtroppo non sono molte, e c'è un motivo. C'è stato un boom negli ultimi anni di agenzie, e non è un caso. Il motivo del boom è che sempre più imprenditori e imprenditrici si stanno rendendo conto che senza questo fantastico strumento che è il web, i social, è molto difficile oggi raggiungere nuovi clienti o fidelizzare i clienti. Quindi cosa fanno normalmente gli imprenditori e le imprenditrici? Cercano soluzioni, e quando c'è richiesta il mercato crea nuove realtà. È successo con il bonus del 110% in Italia per quanto riguarda l'edilizia, e succede, sta succedendo tuttora con le web agency. Ma esattamente come è successo con il bonus per l'edilizia, ci sono un sacco di improvvisati. Con questo non voglio dire quindi che lo siano tutti, ma devi stare molto attento a chi ti trovi di fronte. Attento o attenta. Perché rischi di incappare nella web agency fuffa. E oggi ti do un altro, l'ennesimo in realtà, consiglio per comprendere velocemente se l'agenzia che hai di fronte è una buona agenzia o se devi scappare a gambe levate e rivolgerti a qualcun altro. Lo faccio perché, come già detto, ma insisto perché è importante, sono tantissime le persone che ci contattano e i miei tutor mi raccontano di telefonate al limite del ridicolo a volte, mi dispiace dirlo, con racconti di strategie messe in campo in maniera completamente casuale da agenzie che sembra non sappiano che lavoro fanno. E allora guardiamo insieme oggi una caratteristica semplice che, se trovi, se riscontri nell'agenzia che hai contattato, deve farti accendere la luce rossa. Pericolo è scappare via veloce. Il pericolo più grande lo corri con la web agency che ti dice sempre sì. Quella web agency che tu chiami e dici: guarda, ho questo negozio, questa realtà, questo prodotto, questa attività, e voglio fare un e-commerce, e ti dice: grande, sì. Oppure vai e dici: non ho mai fatto niente sui social, vorrei fare le campagne su Instagram. Oh sì. Oppure: guarda, ho visto un mio collega che fa gli annunci su Google, voglio essere il primo su Google, fare anch'io gli annunci. Sì. Ecco, devi diffidare di chi ti dice sì, qualunque cosa tu stia chiedendo. Si chiamano yes men, no? Ha fatto una puntata molto interessante il Sarto, credo che ormai siano passati un paio d'anni, su quanto gli yes men nelle aziende, come dipendenti o come collaboratori, siano un gravissimo danno. Ecco, sono un grave danno anche quando sono fornitori di un servizio complesso, articolato e significativo per la tua azienda, come quello della tua pubblicità, della tua comunicazione online. Perché sono così pericolose quindi
queste web agency che ti dicono sempre sì. Facciamo un parallelo, no? Immagina di decidere di costruire la tua nuova casa, quindi compri il terreno e inizi a pensare a come la vorrai, quante stanze, quanti bagni, di che colore, quanti piani, e a quel punto vai, chiami i tuoi fornitori, no? L'elettricista, il geometra, l'architetto, i muratori e compagnia bella, e dici: ok, allora ragazzi, vorrei che fosse 3 piani, sì, vorrei 7 bagni, sì, vorrei una porta di là, sì, una finestra di là, sì. Inizi a fare domande e tutti ti dicono sempre sì, 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 sì. Il problema è che tu non sei né un elettricista, né un geometra, né un architetto, né un muratore. Stai chiedendo a dei professionisti di realizzare il tuo desiderio come tu lo hai immaginato. Un bravo professionista ti dirà: guarda, certo, sì, la tua idea può essere abbastanza buona, ma se tu componi la casa in questo modo, metti la camera da letto vicino alla cucina, senti gli odori, esempio. Oppure se metti la porta in questo lato, la finestra in quest'altro, l'esposizione alla luce non è la migliore per la tua casa. Oppure dice: guarda, su questo terreno ti conviene stare più largo invece che più stretto, fare 2 piani invece che 3, sto sparando a caso perché chiaramente non sono del mestiere. Cioè, un buon professionista cosa fa? Ascolta quelli che sono le tue richieste, capisce quelli che sono i tuoi obiettivi, i tuoi desideri, e ti aiuta a concretizzarli nel modo giusto, però, nel modo migliore. Un po' come se decidi di andare a comprare la macchina e dici: guarda, sì, sì, la voglio, mi piace, ma non voglio tutti i pezzi, no? Non mi mettere il radiatore, non mi interessa. No, non mi mettere le ruote, non mi interessa. Chiaramente è abbastanza facile da comprendere, no? Un'auto senza il radiatore, senza le ruote non va, non lo chiederesti mai. Quando ci troviamo però di fronte a un mestiere di cui conosciamo poco, come può essere appunto quello dell'edilizia in alcuni dettagli, è normale che ci vengano delle idee che possono sembrare interessanti, ma magari esposte a un professionista risultano bislacche, magari in alcuni casi pericolose. Quindi vorrei il piano sopraelevato fatto in questo modo, e il professionista ti dice: guarda che così la casa ti viene giù, non lo puoi fare. E tu magari insisti e lui ti dice: non lo puoi fare perché è pericoloso, non puoi girare con l'auto senza i freni, è pericoloso. E quindi si rifiuta di darti una casa che può crollare o un'auto che non può frenare. Però poi succede che arrivano le web agency, arriva la comunicazione online, tanta gente inizia a investire, si parla di mercati di decine di miliardi, stiamo centinaia di miliardi di euro, dollari l'anno in tutto il mondo. In Italia sta crescendo enormemente, seppur la percentuale di aziende che sta digitalizzando i propri processi di vendita sia veramente scarsa. È scarsa sì, ma è in grande crescita. Quindi, come se stai seguendo questa puntata, tu ti stai facendo delle domande su quello che ti serve, ti stai creando delle idee, così lo fanno tutti imprenditori e imprenditrici che dicono: è il momento di lanciarmi online. Raccolgono informazioni, si fanno delle idee e poi chiamano la web agency con un'idea strutturata dalle informazioni che hanno raccolto. Qual è il compito della web agency? È dirti di sì? È venderti quello che stai chiedendo? Tu arrivi, vuoi l'e-commerce per la tua attività e la web agency devi semplicemente dirti: vuoi questo? Ok, te lo faccio, tieni. Non funziona così. Una buona web agency che lavora bene non può dirti sempre sì. Certo, potrà dirti sì ad alcuni dettagli della tua idea, ma il vero lavoro di una web agency è creare per te una strategia e poi realizzarla, metterla in campo e farla funzionare. Se crea la strategia dicendo semplicemente sì alle tue richieste, non dicendoti: guarda, questa cosa no, questa cosa non ti serve adesso, che budget hai, non ti conviene investire ora su questa cosa, fallo più avanti quando sarai andato a rendita. Una web agency che non ti dice: guarda, questa tua idea è
pericolosa per il tuo business, ti fa bruciare il tuo investimento, ti fa disperdere denaro nel web e non ti tornerà mai più perché non ti porterà clienti. Come dire, quando tu ti affidi a un professionista, il professionista deve guidarti, non deve dirti sì, deve guidarti, deve dirti sì, ho capito, deve ascoltarti, dirti sì, ho capito qual è il tuo obiettivo, questi sono i passi per raggiungerlo. Esattamente come quello che ti disegna la casa, quello che ti prepara la macchina, ma allo stesso modo se ci pensi ovunque, quando vai a comprare un capo d'abbigliamento non richiedi tu il tipo di cucitura con cui verrà cucito. Quando vai al ristorante non vai in cucina a dire allo chef come deve, quando deve aggiungere il sale o quanto deve scaldare l'olio. Non lo fai in nessun settore. Solo che, come succede a te, succede a tantissimi, quasi tutti gli imprenditori e le imprenditrici in Italia, quando si parla di comunicazione online la cultura è ancora molto scarsa, è una realtà nuova, è un mestiere nuovo. Se la cultura non fosse così scarsa, io, il Sarto, il Mastino, non saremmo qui quotidianamente a produrre video divulgativi per aiutare le persone a comprendere cosa gli serve, come comprarlo, da chi comprarlo, chiaramente. Le web agency che ti dicono sempre sì hanno un unico obiettivo: prendere i tuoi soldi. Non gli interessa che poi quello che ti stanno vendendo vada a rendita, ok? Pigliano i tuoi soldi e vanno via. Io te lo dico in tutta onestà: da quando esistono i sarti del web, se noi avessimo detto sì a tutte le richieste di tutti i potenziali clienti che ci sono arrivate, io non ho idea di quanti soldi potremmo avere in cassa in questo momento. Sarebbe veramente una valanga. E invece, siccome vogliamo fare il lavoro bene, siamo costretti a dire molte più volte no che sì. Ci troviamo a dire, imprenditori e imprenditrici come te, guarda, la tua idea ha questa parte che è buona, quest'altra parte che non va bene. Oggi non funziona più, andava bene X anni fa. Questa parte che è molto difficile da vendere, crea un meccanismo per arrivare a vendere quella, e siamo abituati, perché è così che si lavora, a consegnare ai nostri clienti una strategia completa che prenda spunto da ciò che ci hanno richiesto, che tenga conto enormemente degli obiettivi che vogliono raggiungere, che sia strutturata sul budget che c'è a disposizione, perché la comunicazione ha un costo, è un investimento, ma ha dei limiti e deve tornare. Non lavoriamo con aziende a budget infinito, non è questo il nostro mestiere, il nostro lavoro è realizzare strumenti e gestirli in maniera pratica per clienti che sono persone vere come te, che hanno aziende vere. Non stiamo parlando di grandi multinazionali, la Coca-Cola o la Apple, che possono permettersi di bruciare soldi in quantità tanto ne entreranno. Tu non puoi, noi non possiamo, i nostri clienti non possono. E se noi dicessimo sì a tutte le richieste che ci arrivino, saremmo qui a bruciare soldi di persone che non possono permetterselo. E capiscimi, è anche una questione di coscienza. Io me lo chiedo continuamente, come fanno certe persone a vendere prodotti inutili che non renderanno mai nulla ai propri clienti. Come fanno a dormire la notte? Mi sto innervosendo. Io non ce la faccio, noi non lo facciamo. Noi siamo specializzati in strategie digitali che funzionano e lavoriamo fianco a fianco con i nostri clienti, anche perché non c'è bisogno di nasconderlo. I nostri clienti, se raggiungono risultati, stanno con noi più a lungo. Ed è decisamente una bella cosa quando un cliente rimane con te anni, mese dopo mese. Ed è questo che vogliamo, questo che realizziamo. Ed è per questo che quando ti trovi di fronte a una web agency a cui stai chiedendo un preventivo e quella web agency dice sì a tutto quello che chiedi, scappa via veloce. Gli yes men uccidono ogni possibile strategia. Le strategie sono fatte di scelte e di rinunce.
E ci sono alcune cose a volte a cui bisogna rinunciare anche se non se ne ha voglia, ma perché magari in quel momento non servono, sono un dispendio di tempo, energie e denaro inutile. E non puoi saperlo tu, non è il tuo mestiere. Qualunque cosa tu faccia, il tuo mestiere non è essere un esperto in comunicazione online. Ed è per questo che ti rivolgi a qualcuno di esperto che ti guidi. Ribadisco, lo fai tutti i giorni. Lo fai quando prendi il caffè al bar, lo fai quando compri la casa, quando compri l'auto, quando vai al ristorante, quando compri il giornale, eccetera, eccetera. Ti affidi a qualcuno che ne sa più di te e ti fidi di quello che ti dice. Non gli dici come deve lavorare. Perché quindi affidarsi a un esperto di un'agenzia, di una web agency che ti dice sì a tutto? Io, fossi in te, lo eviterei. E se vuoi essere sicuro di non trovarti di fronte a qualcuno che ti dirà sempre sì, anzi, se vuoi la certezza assoluta di avere di fronte qualcuno che, se c'è da dirti no, te lo dice a costo di non prenderti come cliente, allora puoi contattare i Sarti del Web. Vai su isartidelweb.it/tutor, compili i campi, verrai ricontattato da Nico, farete una bella chiacchierata e valuterete assieme se è il momento giusto per avere una consulenza gratuita e senza impegno con uno dei nostri tutor. Poi vedremo assieme se prendere la strada del successo fianco a fianco o se salutarci e amici come prima. Grazie di aver seguito fino a qui. Io sono Umberto Masiello, il modellista dei Sarti del Web, e con la nostra azienda ci occupiamo di creare strategie su misura e personalizzate e poi applicarle per i nostri clienti, e di sicuro non stiamo lì a dire sempre sì a tutti. Ci trovi su www.isartidelweb.it, ma anche sul nostro canale YouTube, sul social che usi più spesso, sul canale podcast che ti piace di più e un po' ovunque, perché è così oggi che si fa comunicazione online. Buon lavoro e buona comunicazione online!